Buonasera, sono il professor Mascarella e oggi ho il piacere di presentare un corso sui Bitcoin e i loro profitti. L'agenda che ho preparato ha quattro temi. Il primo è cosa sono i Bitcoin, l'Ethereum, tutte queste nuove currency, i crypto wallet, come trasferire dentro e fuori i sistemi di crypto wallet i soldi e sistemi automatici di trading per fare più profitti, machine learning, artificial intelligence, andremo a dei temi abbastanza avanzati. E siccome sicuramente tutti voi sarete in conversazioni dove c'è molta gente scettica, volevo ricordare che la premessa di tutto questo corso è che credete nel concetto che dove c'è paura e confusione ci sono opportunità, dove c'è chiarezza qualcun altro ha fatto i soldi e meglio andare da qualche altra parte. Tema non nuovo, cioè prima di Cristoforo Colombo la spedizione di Cristoforo era considerata una frode. E poi si è dimostrato invece che non era una frode, ma per tutti era una frode, anzi doveva essere messo in carcere prima ancora di andare. La stessa cosa recentemente, nel 97, Bill Gates, quando è arrivato l'internet, che era un sistema di computing senza un ente che lo controllava, senza che il governo che lo gestiva, senza un'azienda, Bill Gates dice la famosa frase: l'internet è come sesso alla scuola superiore, tutti ne parlano ma nessuno lo fa. Beh, nel 98 Bill Gates chiama la conferenza Microsoft straordinaria dicendo che ogni impiegato o ha 10 volte la parola internet nella sua job description oppure deve guardare un posto di lavoro da qualche altra parte perché c'era stato un errore. Quindi le cryptocurrency sono una novità che sicuramente molta gente non riesce a capire, a vedere ed è normale del paradigma dell'innovator. Allora iniziamo con cosa sono i Bitcoin. Qualcuno pensa che sia una currency, una security, una commodity, una tecnologia, un protocollo, una rivoluzione? Cos'è? Beh, di sicuro la più autorevole voce nel mondo è il numero 2 di Goldman Sachs che dice che il Bitcoin è una commodity, quindi una security ha delle liability attaccate. Come per esempio il biglietto dell'euro o del dollaro, la commodity non ha nessuna liability. Chi ce l'ha ha il diritto di usarlo e rimane anonimo. Allora a questo punto facciamo proprio un'analisi di questo concetto. Allora, il bond, per esempio, chi ce l'ha ha il diritto di ownership. Non ci sono nessuna traccia di chi lo ha posseduto, e quindi è facile da tenere anonimo, ed è difficile da replicare perché ci sono delle caratteristiche della carta, del numero seriale, delle verifiche fra il numero seriale, della data in cui è stato fatto e così via. Se guardiamo le cryptocurrencies, anche loro sono un strumento di chi lo può, al portatore, quindi chi lo porta, il portatore ha la proprietà, non ci sono del record, quindi si possono tenere anonimo ed è impossibile di essere falsificato perché ci sono delle tecniche di prevenzione. Quindi, se è un commodity, di sicuro la gente che pensa che, per esempio, i fondi del governo sono quelli sicuri e questi no, beh, insomma, ci sono molta gente che dice che proprio i fondi del governo sono i meno sicuri e invece i Bitcoin sono invece lo strumento più sicuro perché sono un'alternativa a una struttura economica che ormai è piena di debiti. La differenza fra il bond e qualunque titolo al portatore
la fiducia nel valore, nel caso del titolo portatore del bond, viene dalla fisica e caratteristiche del pezzo di carta, dall'ologramma, dalla pergamena, e non dal fatto che c'è scritto redeem in oro, per esempio, come avveniva fino agli anni 70. Mentre nel caso delle cryptocurrency, se non è la carta e le caratteristiche chimiche, è un'altra cosa che è molto più comune nell'economia moderna, che sono le proprietà matematiche e nella encriptazione. E se voi pensate, cosa sono i soldi? Allora, i soldi non sono le banconote, perché la maggior parte dei soldi non sono mai stati stampati, sono un numero nei computer delle grandi banche. Allora, se sono un numero nel computer delle grandi banche, perché non creare una nuova valuta che sia più consona con questo tipo di caratteristiche? Questo punto stiamo però definendo il Bitcoin, che ha un simbolo BTC o XBT, ed è un titolo portatore che anche una tecnologia, perché il Bitcoin è basato su una tecnologia UTXO, che praticamente dice che se io do il Bitcoin a qualcun altro, scompare dal mio wallet e compare in qualcun altro wallet account, ed è basato su questo concetto che ci sono un numero limitato di coin, e il protocollo gestisce questo concetto di se non ce l'ho io, ce l'hai tu, ed è tracciabile. Quindi nel mondo del Bitcoin si parla del Bitcoin offer, del coin, e quando qualcuno crea un nuovo commodity, lo chiama un ICO, Initial Coin Offer, e offre questi coin sul mercato. Mentre abbiamo un altro tipo di crypto asset, che è l'Ethereum, che si indica con ETH, che in realtà è di un'altra natura, si basa sul fatto che i soldi non sono on and off, ma ci sono delle condizioni. Quindi ci sono dei contratti chiamati smart contract, in cui posso dire: io ti do 100.000 euro alla condizione che, se la merce arriva in ritardo, c'è una penalità al 10%. Se la merce è difettosa e il test lo verifica, paghi un'altra penalty. Quindi non sto trasferendo sì o no i soldi, sto creando dei smart contract, appunto, delle condizioni per cui i soldi sono molto più fluidi. Tanto è vero che l'inventore di Ethereum non lo vuole chiamare una valuta, dice che l'Ethereum è come l'olio, un lubricante, e lo mette con una caratteristica senza limite. Di conseguenza si possono generare un numero illimitato di token e così via. Siccome tanta innovazione sta avvenendo in questa fusione fra technology e finanza, in realtà c'è molta domanda per l'Ethereum, ma l'Ethereum sta andando a delle velocità enormi. E quando si parla di Ethereum, si parla di generare i token, quindi non c'è un'offerta di coin, ma di una generazione di token dal sistema SGS. E quando c'è una nuova startup, si chiama Token Launch, e non una ICO. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali da capire nel mondo della cryptocurrency. Ci sono anche altri tipi di crypto asset molto molto diversi, per esempio Litecoin, che è in realtà un protocollo di transazione bancario a bassissimo costo, che aiuta le
transazioni piccole e veloci, abbassando i costi bancari, e quindi è praticamente basato sulla velocità, e quindi è stato disegnato per altissime velocità, altissimo numero di transazioni tipo consumer. Mentre per esempio il Ripple è più che una moneta, è una piattaforma interbancaria in cui molte banche molto innovative si sono messe d'accordo che un public ledger di informazione bancaria aiuta l'economia e usano il Ripple. Allora, se guardiamo un pochettino i dati per capire la situazione, nel 2013 la maggior parte dell'economia, 1,7 billion, era tutta basata sul Bitcoin. Piano piano, nel 2015-2017, vediamo che mentre il Bitcoin è salito a oltre 146 billion, in realtà non è più il 93%, è il 47%, quindi è aumentata la torta, ma la parte che Bitcoin è meno della metà, e tante altre asset come l'Ethereum ha guadagnato il 20%. Qui ci sono anche delle informazioni abbastanza indicative che se la market capitalization è più alta è dell'Ethereum, in realtà il volume di transazione, come c'è, non c'è da sorprendersi, la parte in blu è Ripple, quindi vedete il volume di transazione del Ripple è altissima, è comparato a tutto quanto, quindi non si possono dire che uno è meglio dell'altro, dipendentemente dal punto di vista, c'è un crypto asset che è molto più performante dell'altro, e quindi, come potete pensare, abbiamo un'economia come il Wall Street, in cui abbiamo molte iniziative con gente che compra e vende, e che sono molto diverse, come potete vedere. Un sito molto utile per capire il mercato è il CoinMarketCap, che in maniera real time dice qual è la capitalizzazione alla data in cui viene fatta una query degli asset che hanno raccolto più soldi. Questo qui è dal 24 di novembre. Ad oggi il Bitcoin ha superato i 165 milioni di dollari. E qui vedete nella classifica i top più grandi, e è molto strano, anche interessante, che fra i grandi non abbiamo l'Ethereum e il Ripple, ma abbiamo anche cose un po' strane come il BitConnect, che è una piattaforma di robot di trading automatico, che con sistema di social selling ha delle prestazioni di crescita veramente sorprendenti, ed è arrivato al numero 21. Quindi ci sono anche modelli economici, finanziari molto innovativi che stanno crescendo a dismisura, e quindi diventano un fenomeno di economia globale. Non si può più dire questa è una cosa di social selling, è qualcosa di un fenomeno sociale. La quantità di soldi in questo mondo è veramente enorme. Se prima ci volevano per esempio 50 anni per cambiare l'elenco dei leader, dal 1917 al 66 ci sono voluti 50 anni per sostituire US Steel con IBM numero 1, poi ci sono voluti un altri 50 anni per vedere la nuova economia con Apple e così via. Probabilmente dal 2017 al 2018, se il Bitcoin continua a crescere e l'intero crypto asset continua a crescere a queste dimensioni, soltanto il Bitcoin, non la combinazione 2 e 3, potrebbe rivelarsi nei top 10 delle top aziende con la più alta capitalizzazione al mondo. Quindi stiamo parlando di una rivoluzione che sta avendo una velocità mai vista nella storia. Guardiamo un attimino qual è la tecnologia che sta dietro, perché investire in un nuovo concetto dove c'è un misto di tecnologia e finanza insieme non può essere fatta correttamente se non si capisce bene la tecnologia che ci sta dietro. Allora, guardiamo un attimino un'analogia.
Fino agli anni 80, inizio anni 90, qualunque comunicazione veniva mandata in una lettera, qualunque assegno veniva mandato in una lettera, qualunque fattura. Poi qualcuno inventò un protocollo SMTP e da quel momento tutto cominciò ad essere inviato via posta elettronica. Ovviamente nel 1995, se qualcuno avesse detto che si potevano mandare soldi via posta elettronica, fatture, documenti legali, comprare e vendere una casa via posta elettronica certificata, sicuramente la gente, voi siete pazzi, questa è una frode. È la stessa cosa quello che sta succedendo con Bitcoin. Oggi la gente dice: voi siete pazzi, questa è una frode. Ma qui la storia ha dimostrato che un protocollo ha rivoluzionato parte dell'economia. Quindi non bisogna più mandare un assegno circolare dentro la busta, basta mandare un messaggio con un bottone dentro PayPal. Ma di queste rivoluzioni ne abbiamo viste parecchie. L'internet nell'inizio degli anni 90 a veramente rivoluzionare la conversazione fra le nazioni, poi le web page, un altro algoritmo, l'HTTP, ha rivoluzionato l'accesso all'informazione, l'email, alla fine degli anni 90, la voice over IP. Oggi non c'è più bisogno di pagare 2 dollari o cos'era, 10 lire al secondo per chiamare un altro paese. Oggi le telefonate sono gratis via Skype, come questa conference in cui gente da tutto il mondo sta partecipando ed è virtualmente gratis. Stessa cosa succede con Bitcoin, un altro tipo di protocollo che si chiama MOP, che è un peer-to-peer protocol. Quindi, come vedete, la rivoluzione che sta succedendo non è nulla di nuovo, ma sta attirando tante critiche di chi non tollera l'innovazione e il cambiamento. E dove invece c'è gente che riesce a catturare l'innovazione, la giusta gente riesce a fare dei soldi, ma dovete essere pronti a gestire la gente che non sarà d'accordo e accuse. Io personalmente ricevo sempre le accuse: questo Bitcoin è una frode perché solo il governo può fare certe cose, no? Non mi interessa, io ci credo, lo insegno. Cosa fa nelle banche? Cioè, le banche sono costose, molto lente, e ci vogliono giorni per trasferire soldi da un conto all'altro. Col protocollo di Bitcoin diventano bassissimo costo e istantanee. Siccome gestisci la tua banca, tu trasferisci soldi da una banca all'altra nell'arco di 2-3 secondi, senza dover pagare una commissione. O se la paghi, la paghi perché ci sono dei servizi in cui ti gestiscono altre valore. Allora, definiamo il concetto di blockchain, che è quello che sta come fondamento per i Bitcoin e tutti questi altri asset. Allora, il termine blockchain è usato per Underlying the Public Ledger Technology Platform. La Public Ledger è un database particolare, c'è cioè un database in cui tu legge, scrivi, cambi quel numero 100.000 volte, tipico database delle banche. Ci sono dei database invece che tu scrivi una volta e non puoi più cancellarlo. È un database a multipla lettura, ma una sola scrittura, e questa garanzia che lo puoi scrivere solo una volta è garantita da un sistema di encriptazione controllata da tutto un sistema di gente che la verifica, che si chiamano miners, e questi miners, siccome stanno rendendo un servizio, prendono una fee. Che all'inizio era abbastanza significativa perché c'era poca gente al mondo che sapeva come farla. Oggi in realtà chiunque compra un server di 25.000 dollari con un chip Nvidia lo mette sotto la scrivania e diventa un miner. Però oggi, siccome l'innovazione non è più là, questa è una commodity, il prezzo è andato talmente giù che se vuoi fare il break-even come miners potevi guardare tipicamente a 6 mesi, mentre prima bastavano 6 giorni. Insomma, è un po' tardi nel gioco del mining, ma qualcuno riesce ancora a fare dei soldi, devo dire. Il termine smart contract invece è riferito a uno scripting system,
quel concetto di money, di soldi con delle condizioni attaccate, con un linguaggio probabilmente suo, che permette praticamente di vedere i soldi non come o il biglietto da 100 euro lo do, non ce l'ho più, che è il concetto di Bitcoin. Lo vedo come io ho un accordo con te in cui di mezzo noi abbiamo questi 100 euro, e questi 100 potrebbero diventare 100, potrebbero anche diventare 10, dipendentemente da questa relazione, come funziona. L'affidabilità di questa tecnologia è più alta di quella del sistema tradizionale con la carta. Negli Stati Uniti, per esempio, nei contratti di acquisto e vendita notarile si è rilevato che il 30% degli atti notarili hanno degli errori, mentre praticamente un sistema di cryptocurrency, siccome c'è alta visibilità, l'errore te ne accorgi e può essere fatto aggiungere un block con una correzione che è visibile a tutti in maniera immediata. Dal punto di vista tecnico, come funziona? Se io faccio una richiesta per una transazione, voglio comprare una casa, qui a Miami ormai si vendono delle belle penthouse da 4-5 milioni in Bitcoin. E praticamente allora faccio una richiesta di transazione e chiedo che questa richiesta di transazione venga inviata a tanti nodi di mining per la validazione. Quando è validata, abbiamo due percorsi che cominciano. Una è l'aggiornamento dell'informazione. Questa qui in basso, che significa creo un blocco e l'aggiungo alla catena dei blocchi, blockchain, e dico che questa casa ha cambiato di proprietà da signor X a signor Y. E poi c'ho anche un'altra transazione che deve concludersi, che è quella che devo trasferire della cryptocurrency e passarla da un posto all'altro. Una delle accuse fondamentali è che questa currency, in realtà, cosa ci faccio? Non è che veramente la posso spendere. Le cose stanno cambiando, ci sono delle distributori di moneta e ATM ovunque nelle città. A Miami ne abbiamo una cinquantina già disponibili, in cui posso prendere del denaro oppure depositare il denaro, quindi ho superato questo problema. L'altra cosa, invito tutti ad andare a bitpay.com, ottenere una carta Visa e pagarlo, ovviamente tutto in Bitcoin, no? Come vedete qua in questo esempio, il 40% in Bitcoin, 60% in dollari. In realtà quella Bitpay è un wallet dove tu puoi mescolare currency per pagare qualcosa con una Visa. La situazione in certi paesi come Dubai è così avanzata che BitPay, che è il sistema di pagamento ufficiale della Microsoft per accettare Bitcoin e di tante altre aziende, ha addirittura fatto un accordo con una nuova torre dove tutti gli appartamenti, mi sembra che siano 1.000 appartamenti, sono venduti in Bitcoin e la transazione è fatta con BitPay. Quindi non stiamo parlando di una carta di credito con un limite di 100 euro, stiamo parlando di un wallet che ha attaccato una Visa, ma che può pagare anche un milione di dollari per un appartamento. Ho parlato di wallet, vediamo un attimino di fare un po' di approfondimento. Allora, il wallet, che è come un po' il portafoglio, che può contenere diverse currency, cioè il tuo portafoglio, tu puoi avere sia l'euro che il dollaro, che la sterlina britannica, e può essere gestito in due maniere, cioè fai da te o usi un software che ti rende la vita facile. Allora, molta della gente che è nel mondo del Bitcoin, assolutamente in maniera religiosa, dice che devi gestirlo da te, e quindi praticamente usano blockchain.info, che è una delle source più sorgenti pubbliche più conosciute. Ma bisogna navigare in tante problematiche tecniche, trovare la private key, usare tante altre informazioni e poi scriverti la tua transazione bancaria. Se fai così, in pratica è tutto gratis, tu sei la banca.
ufficialmente, e puoi muovere i soldi dove, come vuoi. Poi qui c'è un video YouTube di una persona che spiega come diventare una banca da solo. Oppure c'è l'altra opzione, che è un po' quella che io uso e vi raccomando, di usare del software dove con pochi soldi di transazioni rispetto alle banche di sicuro, riesci a fare una cosa del tipo, se vuoi trasferire dei Bitcoin da una banca all'altra, o da una banca alla carta Visa, il conto legato alla Visa, tu vai da GetFunding, withdraw, ritira cosa Bitcoin, ci metti qua il destinatario e vieni fatto. Allora, questa è l'occasione per parlare un pochino di public key, private key e address. Sono tre concetti importanti. La public key è l'indirizzo tipo IBAN associato a un wallet. La private key è una parola segreta che, se qualcuno ce l'ha, può rubarti tutti i soldi. Allora, se tu fai la banca a te stesso, nessuno deve toccare le tue informazioni, la private key ce l'hai tu. Questa è una vera private key, tutto quello che c'è lì adesso è a vostra disposizione, se sapete come prenderli. Mentre se siete in un sistema come Kraken, Coinbase, GDAX, dove il software vi dà dei servizi, non dovete preoccuparvi di negoziare e così via. L'unica cosa che dovete preoccupare è qual è l'IBAN equivalente, o si chiama address, di chi voglio mandare o ricevere dei soldi, e fai due clic e manda e ricevi. È una vostra scelta, però voglio che voi sappiate un po' che avete questa opzione di diventare una banca. Ci sono tre tipi di wallet, e almeno tre, ce ne sono anche di più, ma i tre sono quelli più conosciuti. C'era quello che si chiama Full Node, che è quello di cui parlavo, in cui lo gestite da voi. E ci sono anche dei software come Exodus, che vi permettono di avere sul vostro desktop la capacità di accelerare prestazioni e così via. E poi ci sono gli hardware wallet. Queste sono delle chiavette con particolari caratteristiche di criptaggio e sicurezza, con una password per accederla, in cui qui memorizzi tutte le informazioni. In pratica, se tu hai 1 milione di dollari in banca, in realtà sono in questa chiavetta. Se la perdi, praticamente hai perso 1 milione di dollari. Però molta gente, cioè, ci sono delle tecniche per ricavare, ma sono veramente molto difficili. Molta gente preferisce andare in giro con questa nella propria tasca e ne sono molto fieri. Insomma, è una scelta loro, non mi permetto di esprimere un'opinione. E poi ci sono l'altra categoria, sono quelli gestiti, come ad esempio lo schermo in cui vi ho fatto vedere prima. Quindi avete tre tipi di approcci. E ci sono anche su queste piattaforme, software, ci sono anche servizi aggiuntivi, e servizi aggiuntivi, per esempio, possono essere dei trading bot, che significa che sono dei software tipicamente basati su machine learning. Io insegno questo all'università, dove insegni a replicare una ben definita strategia di compra e vendita. E quindi, mentre dormi, c'hai questo tuo agente che compra e vendi secondo certe istruzioni. Nel 2008 la borsa degli Stati Uniti l'ha approvata come legale, anche perché le grandi banche avevano già degli studi di ricerca in asto, quindi era ben studiato. E nonostante la gente pensa che questi sono degli strumenti di gente che vuole rubare soldi e approfittare di roba del genere, è un fenomeno vastissimo. Per esempio, la parola binary option, che è l'algoritmo più comune dietro questo, ha 110.000 ricerche al mese, che sono quasi tante quante ce ne sono per il trading delle forex, come il petrolio e l'oro. Quindi nulla di nuovo.
Tipicamente si va su un sito come, ora ne mostro un altro, e praticamente si compra, si attiva il robot, si danno le istruzioni e il robot ripete quello che fa. È la stessa cosa di assumere un broker in cui dai le istruzioni e la persona fa, però questo lavora 24 ore senza stancarsi mai e senza mettere di mezzo le emozioni. Come si sceglie un training robot? Do qui delle guide e qui c'è il sito web dove ci sono dei benchmark dei robot che sono più precisi e che azzeccano sempre la decisione basata sulle vostre indicazioni. Ho cliccato, no, non è il caso in questo momento di mettersi a fare. Ecco qua. Passiamo al concetto di trasferire i soldi dentro e fuori. So che è un tema caldo perché chiunque che voglia iniziare prima vuole assicurarsi che i soldi li possa tirare fuori. Ci sono tre concetti da capire. Allora, prima facciamo il flusso. Dal dollaro o dall'euro, io nella mia banca tradizionale, trasferisco i soldi e quindi compro i bitcoin in una wallet, un portafoglio criptato. Da qui poi lo spedisco in una piattaforma di trading ed in pratica ho la separazione fra sistema bancario qui e sistema di gestione del trading, compro e vendita dell'azione, robot qui, molto simile a quello che si vede nel mondo della finanza anche a Wall Street. Qui poi posso avere i miei investimenti o il mio trading bot. Quando voglio riportarli nel dollaro, dalla piattaforma di trading lo passo al wallet della banca e da lì lo trasferisco nel mondo dei soldi o con una carta di credito o nel mio conto bancario tradizionale. Ci sono questi concetti da capire. Allora, vado sul software dove per esempio c'è un robot, questo software qua si chiama BitConnect dove c'è un robot e cerco come trovare l'indirizzo IBAN loro di destinazione, lo copio, vado nella mia banca che si chiama in questo caso Kraken e gli dico di ritirare 10 euro in Bitcoin ed invitarla a questo conto qui dell'altra piattaforma. Quindi, come vedete, sono 1, 2, 3, 4 click e i soldi sono andati dalla banca si chiama Kraken alla piattaforma con il robot si chiama BitConnect. Viceversa, se voglio trasferire euro, quanto sono sulla banca, vado su il sistema di bottoni dove ritiro i soldi. Comunque tutto questo di qua è ben descritto in una guida che ho creato e questo è il puntatore ed è pubblicato su SlideShare che è LinkedIn di PowerPoint e quindi potete guardarvi tutti i passi così col sistema di evidenziatore in giallo così diventa facile. I sistemi automatici di trading. Allora, che i fondi comuni di investimento abbiano dei software che comprano e vendono certe azioni quando il mercato cambia è già conosciuto da tantissimo tempo, non c'è nulla da meravigliarsi. Tipicamente quando si compra un fondo di investimento si chiede che tipo di istruzione si deve dare al robot, per esempio questo di qua gli dice esposizione molto larga, nessuna limitazione, eccetto la limitazione, la logica, ho preso questo perché è veramente semplice, prendi le ICO che hanno la più alta capitalizzazione e quindi seleziono i top 20. Quindi, quando qualcuno per qualche motivo, un ICO, una cryptocurrency scende al di sotto dei 20, il robot la vende immediatamente e compra quella che è diventata fra le prime 20. Perché questo è molto importante? Perché se qualcuno scende da oltre 20 si vede che è successo uno scandalo, qualcosa e vuoi essere il primo a vendere e non l'ultimo quando ormai stai perdendo troppi soldi.
E quindi questo è un esempio di cosa. Qui potete leggere il white paper di come funziona il robot, nulla di particolare. Un altro robot molto interessante è il robot di un software che si chiama BitConnect. È un robot molto molto aggressivo. Praticamente c'è della gente che sta facendo tanti soldi, c'è tanta gente che sta veramente criticandolo perché sembra che sia un robot che stia facendo delle cose che non possono essere vere. Per esempio, vi dà un ritorno dell'1% in media al giorno, quindi 30% il mese. Se lo paragonate con quello che vi dà la banca, l'1,64 in un anno, cioè siamo a dei livelli veramente diversi. E questo sistema però gioca su due o tre variabili, bisogna essere molto bravi a capirlo. C'è un robot che compra e vende Bitcoin, fa soldi e ti dà, distribuisce dei profitti dentro il lending wallet a Maria Generale. Ma pure, siccome questo sistema lavora sul suo cryptocurrency che si chiama BitConnect, devi comprare e vendere il BitConnect per poter far funzionare il robot, e quindi c'è un altro gioco in cui posso guadagnare sul fatto che questo software è molto popolare. L'altro elemento è che questo usa un sistema di social selling, quindi quando tu fai un referral, lo raccomandi a un amico che entra nel network, prendi una commissione perché invece di avere delle forze vendite con gli uffici, la sede regionale, la sede nazionale e così via, c'è un obbligo che per la legge americana è importante perché altrimenti sarebbe illegale, sarebbe chiamato catena di Sant'Antonio, mentre questa qua non lo è perché per la legge americana, se tu sei un utente, e raccomandi basato sulla tua esperienza, è legale. Se tu invece vendi un servizio senza essere utente, a questo punto è illegale. Quindi questo qui, tu hai un conto, a questo punto puoi cominciare a raccomandarlo e prendi il 5% sui profitti. Quindi la persona, il tuo amico, fa i suoi profitti e tu prendi il 5% su quello. È assolutamente un sistema vinci-vinci senza nessun coso. Onestamente che il costo del venditore, degli uffici e tutto quanto, costa il 5%. Ci sta, anzi, se pensate ai consulenti finanziari, soltanto un ufficio al centro della città costa molto, molto più del 500. Quindi meravigliarsi che questi stanno facendo dei profitti in questa maniera, li stanno distribuendo, non è proprio così strano. Però la gente dice: ma se la banca mi dà questo, questo è troppo alto, c'è dietro veramente un trucco. Può anche darsi, ma c'è anche un razionale in cui questo sta funzionando da un anno e mezzo e la gente è molto contenta. Quindi, se siete interessati a unirvi a questo sistema di robot BitConnect, questo è il mio handle. Se usate il mio handle, sono a disposizione per aiutarvi. E se voi lavorate poi con me e state raccogliendo altri amici dentro questo sistema, ovviamente date il vostro email, il vostro WhatsApp per aiutare i vostri amici, perché di fatto state rimpiazzando il sistema di help desk, il sistema di vendita, cioè è lavoro, non è soldi che cascano dal cielo, però è un lavoro bello perché produce tanti soldi, quindi credo che un po' tutti siamo contenti. Con questo, insomma, concludo la mia sessione in cui sono andato attraverso cosa sono i Bitcoin, gli Ethereum e i potenziali del market capitalization, e cosa sono le crypto wallet e quali tipi abbiamo, e trasferire i fondi dentro e fuori del sistema tradizionale bancario, quello di cryptocurrency, sistemi automatici di trading come questi basati sui robot. Di cui abbiamo parlato del BitConnect, che è uno di quelli che avete visto nella classifica, è il numero 21 fra tutte le cryptocurrency al mondo, quindi ha raggiunto un livello di affidabilità molto alta. E con questo io vi ringrazio e contattatemi al mio handle, che è questo di qua, e sarò ben lieto di aiutarvi a fare i profitti che io sto già facendo con il mio club qui a Miami.